Come si può gestire in modo ambientalmente sostenibile un agriturismo, un'azienda agricola, un'agrigelateria, un bed and breakfast, ma anche un'azienda di raccolta e smaltimento dei rifiuti, un museo o un campeggio? Lo spiega nei dettagli il sussidiario Green, che è stato realizzato nell'ambito del progetto APVER, finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera fra Italia e Francia, Interreg Alcotra, pensato per aumentare l'offerta educativa e formativa sul tema della green economy. Al progetto, di cui la città metropolitana è capofila, hanno aderito il comune di Pinerolo e il CFIQ, il Consorzio per la Formazione, l'Innovazione e la Qualità di Pinerolo. Il sussidiario Green è uno degli strumenti che il progetto Alcotra Apprendere per Produrre Verde, APVER, mette a disposizione del territorio. È uno strumento per l'avvicinamento della scuola e della formazione professionale a quelle che sono delle organizzazioni che riteniamo buoni esempi della green economy e della sostenibilità. Quindi può essere utilizzato appunto sia dalle scuole che dalla formazione per avvicinarsi, ma anche dalle organizzazioni stesse per rendere la conoscenza dei propri prodotti, processi e sistemi organizzativi più accessibile a tutti quanti. Lo cominciamo appunto a distribuire oggi perché è stato prodotto e già testato in questi 2 anni e mezzo di progetto, ma abbiamo in mente una fase di disseminazione degli esiti progettuali e di formazione tematica per l'intero territorio della città metropolitana che stiamo appunto definendo per i mesi da settembre a febbraio. Non si tratta solo di impararla, si tratta proprio di andare a lavorare affinché gli indirizzi scolastici della formazione professionale tradizionale curvino in tal senso, in modo da andare effettivamente ad integrare gli aspetti green e della sostenibilità nei profili di competenza e nei profili curricolari, anche con l'utilizzo del sussidiario Green, oltre che con una serie di altri modelli e strumenti che il progetto metterà a disposizione.